Indicazioni chiare per chi interviene, saper valutare atteggiamenti violenti che sono effetto di patologie, traumi, disagio psichico o abuso di sostanze e muoversi di conseguenza per rendere più efficace l'azione degli agenti a difesa di medici e infermieri. Questo è l'obiettivo del protocollo firmato a Venezia fra ULSS 3, ULSS 4 e Forze dell'Ordine e vidimato dal Ministero degli Interni, una guida per superare momenti di incertezza in situazioni di crisi e permettere ai sanitari di concentrarsi sulla gestione terapeutica dei pazienti. L'accordo giunge al termine di mesi di formazione congiunta, forze dell'ordine e operatori sanitari insieme per individuare buone pratiche per gli interventi nei presidi sanitari, con attenzione particolare ai pronti soccorso, una necessità secondo l'ULSS 3 Serenissima, che da sola ha registrato nell'ultimo periodo una media di 6-7 episodi di violenza al mese nei confronti del proprio personale. Le aggressioni verbali sono almeno una al giorno.